28 novembre. Prendete su di voi il mio giogo, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11, 29 e 30. Un giogo dolce. La Bibbia riporta queste parole di Gesù. Prendete su di voi il mio giogo. Per le persone del suo tempo, avvezze ai lavori agricoli, il termine giogo era immediatamente identificato con quell'attrezzo in legno che, posto sul collo di due animali da soma, li univa nella stessa fatica. Queste parole di Gesù ci meravigliano perché esprimono il suo straordinario invito a unirci a Lui con un legame per noi inimmaginabile e irraggiungibile. Gesù, il Figlio di Dio, il Creatore di tutto l'universo, si abbassa fino a noi, deboli creature, chiedendoci di unirci a Lui per camminare insieme. Quel giogo di legno che ci parla della croce di Cristo, lungi dall'essere uno strumento di costrizione, costituisce un legame d'amore e di grazia tra l'uomo e Dio, tra il peccatore e il giusto, tra noi e il nostro Salvatore, e ci permette di appoggiarci a Lui e di seguirlo passo dopo passo, ovunque Egli vorrà condurci. Accettiamo quindi questo dolce giogo d'amore, questo leggero carico di grazia, e troveremo riposo per le anime nostre.